Good morning a tutti voi e buona giornata. Capitolo 13 di Giovanni, versetto 21. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a fianco di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: Quello che vuoi fare, fallo presto. La storia, ciò che ci racconta l'ultima cena e ciò che accade, ecco, come dire, sentimentalmente in questi tradimenti che ci sono, in questi rinnegamenti, in queste consegne. È qualcosa di molto misterioso, no? Tutti i Vangeli attestano che in quella cena, insomma, di questo tradimento si parla. E alcuni dicono che tutti si domandano: sono forse io? Giovanni dà una versione un pochino diversa, mentre Giuda consegna Gesù, intinge alla sua tavola, intinge quindi alla sua vita, tradendolo, il diavolo entra in lui. Cioè, quando diamo consenso a una vita non evangelica, noi diventiamo diabolici e in noi entra la notte, entra il buio. Non sappiamo cosa ci sia stato dentro il dramma di solitudine di Giuda. Giuda che è stato con 3 anni, è stato per 3 anni con Gesù. Giuda che a un certo punto ha intuito che Gesù si discostava dall'esperienza religiosa. E per questo poteva essere pericoloso. Giuda che poi si fida dei rappresentanti della religione, ma si fida probabilmente, ecco, forse, non lo so, con una buona intenzione. Dobbiamo aiutarlo, ecco. In realtà fa male affidarsi degli uomini di Dio, perché saranno poi loro a decretare, insomma, il processo e tutto il resto, ecco. C'è un passaggio in cui si dice: Egli prese il boccone, subito uscì ed era notte. Che è un'immagine molto cara a Giovanni fin dall'inizio: la notte, le tenebre. Le tenebre che lottano con la luce, le tenebre che abbiamo visto già fin dall'inizio, dal Natale, ecco, le tenebre non hanno accolto la luce. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre, ecco. In questa lotta ci stiamo sempre tutti noi, no? E tutti noi intingiamo al piatto di Gesù, tutti noi, nel senso di quelli che perlomeno ascoltano la parola del Vangelo, come noi, vivono l'Eucarestia, magari vanno a messa la domenica o anche altre cose. Ecco, tutti noi intingiamo al piatto di Gesù. E tutti noi in realtà anche lo consegniamo e lo tradiamo. Ma questa settimana ci farà vedere che Dio, che Gesù vive e muore per la salvezza di tutti, anche dei suoi traditori, anche dei suoi traditori. Quindi anche per noi. E questa è la bellezza della fede, che voglio dire. Cristo è venuto per i peccatori, mica per i sani, per coloro che sono malati, mica per quelli che stanno bene. E quindi
Mettiamoci tra quelli che sono malati, ecco. Le cose belle della giornata di ieri. Ieri ho ancora vissuto alcune confessioni e ho alcuni dialoghi, ecco, molto, molto belli. Sono stato anche da un ammalato. Avvicinarsi alla malattia, una malattia che sappiamo può portare alla morte, i tumori e queste cose qua, ecco. È sempre, sempre un passaggio molto complicato per me. Ed è sempre anche un passaggio di grazia perché di fronte ai malati, a chi non riesce magari più a parlare, ecco, lì ho la percezione che lì dentro c'è il mistero di Dio anche, ecco, che non è evidente, ma che comunica qualcosa, che comunica un anelito alla vita. Anche solo sbattendo le palpebre o muovendo gli occhi. E mi lascia sempre tanto, e anche se, insomma, mi lascia sempre nel mistero della vita, sta cosa. Ale, buona giornata a tutti voi.